Ciao, mi sentite? Ok, qui faccio una piccola presentazione su di me. Mi chiamo Patrick Arminio, sono presidente a Python Italia e lavoro come full stack dev a Sync Studios, che è un'agenzia web. Io sono nella sede di Londra. Poi mi potete trovare su Twitter e quasi tutti gli altri social come Patrick91. E noi generalmente da Sync facciamo principalmente siti web per altri clienti, quindi in genere abbiamo abbastanza libertà sullo stack, quindi cerchiamo sempre di provare nuove tecnologie e diciamo di sperimentare anche, perché comunque sono progetti piccolini che, diciamo, che pure se scegli una tecnologia che non è proprio il massimo, comunque il progetto dopo 3 mesi viene, diciamo, abbandonato, perché può essere una campagna pubblicitaria temporanea, come spesso accade. Comunque noi come sviluppatori web abbiamo visto un po' un'evoluzione del web. Prima avevamo siti web molto semplici, poi invece adesso abbiamo siti super complicati come può essere Facebook o Twitter o anche YouTube. Infatti siamo passati da siti web dove sono semplicemente una collezione di documenti, dove c'è un server che faccio una chiamata GET, quindi gli chiedo una pagina e mi torna un documento, e poi per cambiare pagina stessa cosa, vado avanti e indietro così, quindi chiamo il server e mi sono i dati. Poi siamo passati a modelli più complicati, dove ci sta un server o più server e c'è una, diciamo, un'unica fonte di dati che viene utilizzata in più contesti. Può essere sia un'applicazione web, quindi un sito web anche banale, così come può essere un'applicazione per telefoni, una web app che va su telefoni, uno smartwatch e in futuro anche frigoriferi. Diciamo, uno dei, diciamo, paradigmi che, diciamo, è diventato un po' lo standard negli ultimi anni è REST, che in pratica è diciamo, il metodo per fare chiamate HTTP con server, per comunicare tra un client e un server in modo, diciamo, abbastanza predictable, prevedibile. Quindi, diciamo, una convenzione, non è proprio uno standard, però è un set di regole che viene utilizzato un po' da tutti i sviluppatori. Però, diciamo, ci sono comunque dei problemi con REST. Chi ha fatto API, API è abbastanza complesse, sa più o meno quali possono essere i problemi, però faccio un recap così al volo. Uno dei vari problemi può essere la possibilità di, cioè, il problema è che si fanno troppe chiamate alle API. Per esempio, noi abbiamo un'API che ti ritorna un utente, e diciamo che ha questo come risposta, quindi per esempio a Patrick, e poi c'è una lista di utenti e un avatar. Una lista di utenti in pratica è una risorsa collegata a un altro endpoint, quindi se volessi prendere le informazioni di questi altri utenti dovrei fare una chiamata HTTP per ogni singolo utente. E diciamo questo appunto non è efficiente perché sono già 4 chiamate, immagina se è una lista di amici molto lunga, eccetera. Quindi, diciamo, una soluzione sarebbe fare quella, un altro endpoint, quindi facciamo un endpoint dove c'è user with friends, c'è slash one, e poi c'è questa lista dove ci sono i vari, diciamo, i nomi. Cioè, vabbè, questa ovviamente è un'API semplice, però ci possono essere molti più campi. Un'alternativa sarebbe utilizzare anche parametri get per dire quali campi gli servono. Il problema è che se si fa così si rischia di, appunto, di andare a avere un sacco di endpoint, diciamo uno per ogni singola magari pagina oppure vista nella propria applicazione. Che immagina, non so, su desktop hai bisogno di vedere gli amici con le immagini, ma su mobile no, per consumare meno banda, oppure hai bisogno di vedere immagini più piccoline perché è una schermata responsive, eccetera. E poi appunto magari sono altre pagine che richiedono altri dati. Questo è un esempio banale, ma ci sono compagnie abbastanza grandi, se non sbaglio Coursera, che avevano migliaia di endpoint così e non era una cosa mantenibile. E diciamo che una volta che lavori con queste API, questo è un po' il risultato, ti passa la voglia di lavorare. Poi un altro problema è fatto che mandi troppi dati, quindi tu fai una chiamata REST dove per esempio ti serve solo il nome, però lui ti ritorna tutti questi dati che in realtà non ti servono. Per esempio, prima appunto era una risposta semplificata, però in questo caso, diciamo, ci sono già più dati dove per esempio l'avatar ha larghezza e altezza, ma appunto potrebbero non essere necessari nell'applicazione che stiamo facendo, quindi o
o nella schermata che stiamo facendo, quindi insomma, c'è banda sprecata e questo è importante soprattutto per la user experience degli utenti, quindi quando vogliamo che la nostra API sia molto veloce e comunque non consumi dati dell'utente inutilmente, quindi c'hai un sacco di dati inutili passati. Possiamo migliorare? Sì, possiamo estendere REST, quindi non so, cambiare un po' il protocollo, aggiungerci appunto fare parametri GET, fare cose un po' più complicate, usare anche header, però diciamo che non è proprio il massimo perché quando non c'è uno standard rischia che ognuno si crea diciamo, il proprio standard, quindi uno fa in un modo, uno fa in un altro e quindi diventa un po' un casino. Un'alternativa è GraphQL, che in pratica è uno standard, è una specifica creata da Facebook, non è un'implementazione specifica, ci sono altre implementazioni pronte, è solo una specifica, che è stata creata da Facebook nel 2012 e poi dopo 3 anni, quindi nel 2015, è stata resa open source. E tra l'altro adesso la licenza è OpenAPI, quindi può essere usata tranquillamente senza problemi di brevetti. E diciamo che la descrizione La specifica è questa, quindi in pratica viene creata per fornire un modo per chiedere dati da un client a un server. E in pratica in realtà è molto semplice come funziona GraphQL. Questa è una query semplificata di GraphQL, semplificata perché diciamo, ci sono delle cose che mancano, ma non sono obbligatorie quando si fa una semplice query. In questo caso, per esempio, sto facendo una query dove chiedo l'utente, chiedo il nome, chiedo la mail e degli amici chiedo il nome. Quindi quando vado a fare una chiamata al back-end avrò come risultato questo. Quindi praticamente solo i dati che ho chiesto. Ovviamente questo può essere una chiamata HTTP, GraphQL non specifica il protocollo, puoi usare HTTP, puoi usare WebSocket come viene fatto in alcuni casi. Diciamo che l'implementazione dipende da te, si usa HTTP perché è quello più comodo. Poi appunto un'altra cosa fondamentale sono i tipi. Per esempio per quelle API che abbiamo visto prima, quindi un'API che ha un utente, ci sarà un tipo utente, dove c'è un nome che è una stringa e quel punto esclamativo indica che è la stringa obbligatoria, poi c'è una mail che è una stringa obbligatoria e poi c'è una lista di amici obbligatoria che ha un tipo amici, che vabbè non faccio vedere qui perché comunque bene o male è simile. Quindi in pratica c'è un vantaggio che abbiamo tipi, quindi qualsiasi API che facciamo avrà un tipo che posso riutilizzare sia per fare una validazione prima di fare un deploy, quindi quando creo una query posso vedere che la query che sto facendo realmente può funzionare sul back-end, sia per esempio per fare autocomplete sia su un dev tool o anche su per esempio Visual Studio Code o Atom con dei plugin. Per esempio appunto come ci sono dei tipi io posso scrivere all'inizio dell'API, posso vedere i parametri che vi faccio vedere adesso come funzionano. E poi posso vedere i campi, quindi non ho bisogno di andare a vedere il codice per vedere quali campi ci sono, non ho bisogno di aprire documentazioni, il resto ci sono, però comunque è roba che devi fare tu a parte, mentre in questo caso, per esempio, lì a destra c'è quel pulsantino docs che tu apri e ti fa vedere tutta la lista delle query e dei tipi. Poi vabbè, ho parlato solo di query, quindi di prendere dati. Ovviamente quando fai una API REST ci sono altri metodi, tipo ci stanno beh, la GET per prendere i dati, POST, PUT, DELETE, PATCH per cancellare, aggiornare e modificare e creare degli oggetti. Su GraphQL quando c'è l'implementazione in HTTP sono tutte chiamate POST. Quindi c'è la differenza viene fatta proprio nella query che viene mandata. E appunto ci sono varie operazioni, una è query come dicevo, quindi quando vogliamo prendere i dati si fa una query. Poi c'è mutation, che in pratica è l'equivalente di get, di post, patch, delete, quindi sono tutte quelle operazioni che fanno modifiche sul server. E poi ci sta un'altra che è abbastanza interessante, subscription, sarebbe una query però in tempo reale, quindi per esempio se voglio vedere la lista dei miei amici, posso fare una subscription, la posso vedere in tempo reale, se cambia qualcosa viene aggiornato in automatico il frontend. E questo utilizza WebSocket.
In realtà dipende dall'implementazione, che per esempio c'è Amazon che nei loro servizi utilizza il subscription, ma non con WebSocket, ma con MQTT, sarebbe un protocollo per Internet of Things, però diciamo indifferente. E appunto, per specificare le varie tipi di operazioni bisogna utilizzare una sintassi un po' diversa. Quello che ho fatto vedere prima è la sintassi, diciamo, ridotta, perché la query è un'operazione abbastanza comune, quindi hanno deciso di semplificarla. Appunto, questa qui è una query dove puoi passare, tutte le cose che si vanno a prendere sono chiamati campi, poi puoi passare degli argomenti che non tutte le query ne hanno bisogno, ovviamente, perché comunque non tutte hanno bisogno di filtri oppure di prendere uno in base di specifico. Poi appunto puoi passare i vari campi e ogni campo può avere degli argomenti, quindi diciamo, è abbastanza potente come cosa. Io, per esempio, posso prendere, appunto in questo caso, prendere altezza in piedi, ma potrei cambiare in metri, per esempio, se l'applicazione ha local dove richiede i metri. Quindi questa appunto è quella semplificata. Poi c'è quella, diciamo, estesa, dove in pratica si va a specificare l'operation type, in questo caso query, ma può essere, come dicevo, mutation o subscription. Operation name è in pratica solo un nome che non viene utilizzato da GraphQL, viene utilizzato più che altro quando fai debugging sul server, perché appunto avendo un singolo endpoint, quindi quando tutte le query vanno in un singolo posto, quindi è un po' difficile fare il debugging. Questo è un modo, diciamo, per risolvere, e credo possa essere anche utilizzato per fare ottimizzazione di query lato front-end. Poi, vabbè, definizione di variabili. In pratica questo viene utilizzato perché tu avrai sempre questa query dove poi passi le variabili, diciamo, a parte. Passi la query e un JSON con le variabili, quindi non devi andare a cambiare ogni volta questa parte per esempio, per richiedere un episodio con un altro ID. E poi, appunto, come prima, chiedo i campi, eccetera. Come dicevo, appunto, c'è un singolo endpoint e si fa una chiamata post. E poi farò vedere questo. Non, diciamo che non è proprio il massimo, perché comunque con il REST è molto facile, per esempio, fare la cache. Perché appunto quando c'è get, comunque le chiamate sono idempotenti, quindi possiamo generalmente mettere sempre quasi tutto sotto cache, a meno che l'utente non è loggato e i dati cambiano in base all'utente, però con GraphQL è abbastanza più difficile. Comunque adesso vi faccio vedere un po' come funziona su Python. Su Python, diciamo, GraphQL è molto molto utilizzato più che altro nella community JavaScript, però su Python comunque ci sono delle implementazioni. Forse ce ne saranno un paio. Comunque, quella più famosa e più moderna è comunque Graphene. E vabbè, funziona, si installa così. E poi è abbastanza semplice utilizzarla. Si importa, si crea una classe di tipo query. Come dicevo, cioè tutto ha un tipo, anche la query. In questo caso creo una query tipo object type, che ha come campo hello, che è una stringa. E poi c'è una funzione che viene chiamata per ogni campo, in questo caso resolve underscore hello. Se il campo era di nome diverso, ovviamente sarebbe stato resolve underscore altro nome. E poi ci sono, vabbè, i vari argomenti, e poi ritorni, diciamo, quello che viene ritornato da questo campo. E poi, vabbè, in questo caso sto eseguendo la query direttamente qui. Ovviamente poi ci sarà un front-end, un'applicazione che farà le chiamate a questo endpoint. Però è banalmente questo, questa è la base, diciamo. Poi, vabbè, mi tengo un po' corto sulle slide, faccio vedere un po' di codice perché penso sia più interessante comunque. Poi c'è, diciamo, per chi usa Django c'è la versione Django che un po' ottimizza, diciamo, il workflow per lo sviluppatore, perché comunque, per esempio, avendo già i modelli non c'è bisogno di creare i tipi per ogni singolo modello. Si installa così, poi li mette nelle applicazioni di Django, definisci lo schema e poi, definisci l'endpoint, dove va, di solito è slash GraphQL, come in questo caso. E poi puoi creare i vari tipi. In questo caso, per esempio, sto creando un tipo ingredient che praticamente estende Django Object Type, che praticamente è una metaclasse per creare un tipo di GraphQL da un modello di Django, gli passo il modello e poi creo una query dove ci sono tutti gli ingredienti e che è una lista di ingredient. E poi c'è il classico resolve che ritorna praticamente tutti gli oggetti e poi creo lo schema in base a quello. Poi c'è
per chi utilizza per esempio REST Framework, se no, cosa che ho sviluppato io, ho fatto una pull request, in pratica c'è la possibilità di utilizzare i serializzatori di REST Framework direttamente senza, diciamo, riscrivere codice. Funziona come i modelli di Django, però appunto funziona per le mutation, quindi possiamo creare una mutation in base a un serializzatore, quindi se è un serializzatore per creare un utente, la metto lì e poi dovrebbe funzionare. Adesso prima di farvi vedere un po' di codice, vi faccio vedere un po' di, diciamo, i vari problemi che ci potrebbero essere. Un problema, diciamo, fondamentale, forse cioè importante, comunque la sicurezza. Il primo è l'autenticazione. Ovviamente con REST è abbastanza facile, si utilizzano gli header o le sessioni. Con GraphQL è un po' diverso perché, diciamo, non c'è nella specifica un modo standard per fare l'autenticazione, quindi potrebbe essere un parametro di una query, quindi passando un token, oppure potrebbe essere, se stai usando HTTP, potrebbe essere un header. Io ultimamente sto sempre facendo con le sessioni di Django, quando faccio Django, quindi faccio il login normale, poi sono già loggato, passo i cookie e gestisco così l'autenticazione. Un'altra alternativa è utilizzare JWT o anche BasicCode, per esempio, e utilizzando gli header. Questa è una prassi standard che fanno bene o male un po' tutte le API GraphQL, quindi anche se non è standard nella specifica, comunque, diciamo, è abbastanza utilizzata. Comunque l'alternativa nei campi di passarlo come argomento è, secondo me, non è proprio il massimo, perché devi portare questo token in giro per l'applicazione, che è un po' scomodo. Poi un'altra cosa sono i permessi. Ovviamente qui funziona un po' diverso. Per esempio su Graphene ancora non c'è nulla per gestire i permessi. Per esempio chi è abituato a usare Django e Django REST Framework, per esempio, può utilizzare delle classi per specificare i permessi, quindi può dire: ah, questo endpoint è solo per un utente che è un admin, oppure un utente che ha un permesso specifico. Questo non c'è ancora su Graphene, però si può implementare, diciamo, a mano. Non è il massimo, però è una delle cose che vorrei fare nel futuro, diciamo, implementazione su Graphene, però diciamo che c'è ancora un po' da capire bene come potrebbe funzionare. Però una cosa interessante è che, siccome qui cioè, si lavora a campi. Tu puoi, per esempio, puoi dire: ah, questo campo è disponibile solo a questo tipo di utente, solo per admin. Per esempio, cosa potrebbe essere interessante, noi che stiamo facendo il sito della conferenza, il campo della mail di uno speaker è solo disponibile agli admin, per esempio, per dire. Poi c'è, ovviamente ci sono la possibilità, come faccio vedere prima, si possono passare, vediamo un po' se la trovo. Qui io posso passare campi innestati, per esempio se vado su Friends, probabilmente c'è anche un altro campo Friends, e quel campo Friends c'è però un altro campo Friends, quindi io posso innestare queste query e, diciamo, creare una query SQL molto lunga sul backend. Diciamo, quello potrebbe essere un problema, però, diciamo, è una cosa abbastanza risolta in due modi. Uno è praticamente Facebook dovrebbe, se non sbaglio, ogni query che dura più di un secondo la cancelliamo, perché già se dura più di un secondo non è un'esperienza utente buona, e poi ci evitiamo di fare query che potrebbero durare, non so, 30 secondi, quindi potrebbero buttare giù il server se ne sono troppe. Poi un'altra alternativa è quella di calcolare un costo per le query. Quindi, per esempio, io qui, questo è preso da GitHub, questo è come fa GitHub. In pratica ho una lista di repo e prendo i primi 50, e poi per i primi 50 prendo le prime 10 issue. E praticamente posso calcolare il costo di questa query. Posso dire: ah, per esempio, un singolo repo vale 1, quindi sto prendendo 50, una issue vale 1, però ne sto prendendo 10 per ogni repo, quindi sono 500 più 50, e quindi prende un costo di questa query. Posso dire: ah, se la query costa più di, per esempio, 1000 nodi, 1000 punti, non la faccio partire. E questo lo puoi fare prima di fare qualsiasi operazione sul backend. Puoi validare questa cosa, perché tu sai, avendo i tipi, sai cosa sta chiedendo l'utente. E questo serve principalmente se tu hai un'API pubblica dove ci sono
altre parti che utilizzano la tua API, non sai come vanno a utilizzarla. Poi vabbè, un'altra alternativa sono le static queries, che in pratica è una cosa che fa anche Facebook, però su Instagram se non sbaglio. E in pratica, siccome loro l'applicazione, cioè l'API è utilizzata solo per l'applicazione, sanno esattamente ogni volta quali sono le query che vanno a fare, quindi loro hanno un processo nella loro pipeline dove vanno a vedere: ah, io nell'applicazione ho queste 10 query per queste 10 schermate, me le salvo. E poi invece di passare tutta la query al back-end, passo solo un ID e le variabili possibilmente. E quindi lì risolvi il fatto che in pratica eviti che persone facciano query particolari, perché appunto puoi fare solo query con un ID. E poi in realtà in un certo senso risolvi anche la cache, perché lì puoi usare get volendo, perché tu sai che praticamente è una query statica, non cambierà mai, e quindi puoi fare la cache in base all'ID della query e la risolvi. Però appunto, come dicevo prima, essendo comunque basato su POST, almeno l'implementazione standard, il problema appunto è la cache, che non gli puoi mettere per esempio un proxy davanti che si fa cache di tutte le query. Alternative sono, per esempio, utilizzare la cache server side, quindi per ogni resolver dei vari campi posso dire: ah, questo campo è costoso, lo metto in cache su Redis o su qualche altro servizio. E poi molti consigliano di fare anche multa cache lato client, quindi per esempio se io chiedo informazioni di un utente, non è che le chiedo 10 volte, le chiedo solo una volta, perché poi ce l'ho già memorizzate sul client. Ecco, perché utilizzarlo? Come dicevo prima, comunque i vari problemi di REST comunque sono abbastanza conosciuti, e diciamo appunto con API grandi sono, diciamo, abbastanza fastidiosi a un certo punto. Come dicevo appunto, c'è Coursera che aveva anche 1000 endpoint REST, e diciamo che non era impossibile per loro per gestire, anche se per esempio assumere un nuovo sviluppatore, non era facile comunque, diciamo, metterli in pari con la codebase. E poi, diciamo, una cosa che vi farò vedere adesso un po' col codice, casomai, che è veramente veramente divertente utilizzarlo, perché comunque fare, forse per il back-end non è proprio il massimo, che comunque la libreria non è proprio, cioè è matura, ma non è, secondo me c'ha molto potenziale per essere molto più piacevole da utilizzare. Però per il front-end è molto molto più comodo rispetto a fare chiamate REST. E adesso vi faccio vedere un po' di esempi. Vediamo un po'. Allora, non vi ho detto, sul front-end sono due librerie. Anzi, chi di voi fa front-end qui? Fa anche front-end? Beh, c'è qualcuno. Comunque, questi saranno esempi su React, però diciamo non siete obbligati ad utilizzare React Siete obbligati ad utilizzare React perché comunque funziona con qualsiasi framework. Ci sono, beh, implementazioni per React, Vue, Angular, e poi appunto se hai un framework custom, appena sono chiamate HTTP, quindi le puoi comunque fare. Ci sono due framework principali, che sono Apollo e Relay. Apollo diciamo, è creato da, non so se adesso Apollo sia un'azienda, comunque è quello, diciamo, più community based. E poi c'è Relay, che è di Facebook. Relay non l'ho mai utilizzato personalmente, perché Apollo mi è sempre piaciuto, funzionava molto bene. E qui c'è un esempio di, appunto, dicevo, beh, ci sono implementazioni per vari. Questo è come si utilizza con React, uno dei modi per come utilizzare su React. Chi non è abituato a JavaScript, questo è un po' strano, però vi spiego un attimo. Export default, in pratica su JavaScript bisogna esportare le varie funzioni, oggetti o classi, invece su Python sono già esportate, quindi le esportano. Poi c'è questa funzione GraphQL, che praticamente la mette a disposizione Apollo, e poi c'è GQL, che in pratica serve solo per validare quella query, perché se per esempio, cioè c'è due scopi: uno è per validarlo, quindi per esempio se io scrivo
feed type, bla bla, e dimentico la parentesi là, mi va in errore l'applicazione, quindi so già dove è sbagliato, mi esce proprio il messaggio lì, cioè guarda questa riga è sbagliata. E poi quando hai un editor che è compatibile, la sintassi è colorata, non esce giallo come questo. Cioè, praticamente c'è bisogno solo di questo codice per fare una chiamata, una query GraphQL. Non, a parte un po' di boilerplate all'inizio per dire guarda questo è l'endpoint, questo è l'URL perché potrebbe essere su un altro server, è esattamente questo. Quindi in pratica lì c'ho... Questo è React, JSX, dove in pratica faccio semplicemente un'iterazione sui dati che mi arrivano. E questo, faccio vedere un esempio magari più interessante. Noi abbiamo fatto una challenge in questi giorni per machine learning qui, che la comprensa. Il sito è fatto con GraphQL. E se vado... GraphQL con Django, il sito open source, sta sull'associazione Python, se mi interessa vederlo. È stato fatto in due giorni, quindi non è proprio il massimo, però comunque vi posso far vedere che c'è... Queste sono tutte le... tutti i campi che posso prendere da queste API, quindi c'è Mi, per esempio. Adesso per esempio mi ritorna null perché non sono loggato, però appena mi loggo mi ritorna i miei dati. Poi c'è la lista delle challenge. Per esempio io non mi ricordo che c'è il nome, però mi fa l'autocomplete, quindi posso prendere. Beh, qua c'è solo una challenge che quando abbiamo iniziato a sviluppare l'idea che ci fossero più challenge, però ne avevamo solo una. Comunque c'è questa. E poi posso far vedere come funziona sul front-end. Anzi, faccio vedere entrambi. Allora, okay. Beh, diciamo qui è un po' più organizzato il codice, quindi ci sono più file, però zoom un po', però comunque è tutto come prima, quindi c'è una classe che ha la query e poi ci sono i vari campi. In questo caso c'è una challenge che accetta come, che ritorna come tipo challenge type e poi accetta come D, e poi ci sono le challenge, c'è la leaderboard e poi ci sono le my submissions. Come dicevo, per esempio qui ritorna semplicemente una query set da Django, in questo caso ritorna una singola query, qui c'è la leaderboard che è un po' più complicata perché rimuove i doppioni, però comunque codice abbastanza banale alla fine. E poi per esempio cioè come è fatto sul front-end. Qui per esempio ho la query, questa è la query per la leaderboard. Quindi dice, ah, io voglio prendere la leaderboard col nome e lo score. E poi qui appunto è di nuovo React. Però immaginatelo come se fosse un componente HTML, dove per esempio gli passo dei dati, gli passo la query e poi lui mi torna, prende, mi chiama una funzione con questi parametri, quindi mi dice se è loading, se è in error, se è andato in errore, se ci sono dei dati. Quindi io per esempio faccio un semplice controllo, se sta in loading mostro il loading, se va in errore mostro l'errore, altrimenti controllo, se ci sono submission, altrimenti ritorno semplicemente una lista. E questo dovrei poterlo far vedere qui. Vabbè, qui è abbastanza veloce adesso, però se faccio... Se rallento un po', comunque... Beh, ci metterà un po' a caricare là. Vabbè, c'è loading un attimo e poi no submission. Se ci fossero delle submission, sarebbe la lista delle submission. Comunque è veramente comodo sul front-end. Farei vedere altro, però penso che siamo quasi in tempo. Niente, questo era un po', diciamo, un'introduzione abbastanza veloce su GraphQL, però appunto se mi fermate in giro vi potrei parlare un po' all'infinito magari. E qui sono un po' di risorse e ci sono i miei contatti. Grazie.
Ok. Domande? Vale Marco, fammi una domanda. Qualcuno? Qualche domanda? E esiste un'implementazione anche per Flask di per GraphQL? Ah sì, c'è. Allora, c'è comunque sì, esiste. E, tra l'altro forse dovevo dire anche. Ci sta anche un'implementazione per le subscription. Quindi c'è un semplice server WebSocket dove puoi fare dire ah, mi iscrivo diciamo a questa query e mi vengono i dati in automatico. Allora c'è anche Mongo, c'è questa è un'API abbastanza piena di roba, interessante da vedere. C'è l'implementazione per SQL Alchemy, quindi posso integrarlo con SQL Alchemy. C'è anche da qualche parte, ecco, GraphQL, Flask. Un po' non aggiornatissima, però comunque, cioè alla fine è solo un wrapper sull'altra libreria. Quindi prende la chiamata HTTP e la manda all'altra libreria. E poi vabbè, ti dà anche l'IDE per fare debugging, che è abbastanza comodo. Ok. C'è tempo per un'altra domanda? Va bene così. Grazie mille.